È sempre più profonda la spaccatura nella maggioranza siciliana. Il governatore Rosario Crocetta prova a smorzare i toni, ma il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, rinuncia polemicamente alla candidatura alle europee, mentre il deputato Antonello Cracolici rincara la dose contro Lumia, Faraone e lo stesso Crocetta. Intanto si spacca anche l'UDC. Quattro deputati, la metà del gruppo, contestano le scelte degli assessori designati e comunicano ufficialmente che non potranno garantire l'appoggio alla maggioranza. L'intera partita, per la giunta e per le elezioni europee, sembra tornare completamente in bilico. Nelle ultime 24 ore sono più di 3.000 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Due gommoni sono stati individuati da un aereo della Marina a sud-est di Lampedusa, circa 200 cittadini provenienti dall'Africa subsahariana soccorsi. Un mercantile ha imbarcato altri 200 migranti. E un pattugliatore della Guardia Costiera ha tratto in salvo 365 persone, di cui 79 donne e 18 bambini. Intanto 300 migranti sono sbarcati nel porto di Catania. A bordo c'era anche il cadavere di un uomo che è stato trasportato all'obitorio. I principali capi di Cosa Nostra, tra cui Totorina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, sono stati trasferiti dalle carceri in cui erano detenuti al 41 bis da alcuni anni. Lo ha deciso e fatto eseguire il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito di un piano che viene presentato come di routine. Dato il particolare momento di fibrillazione delle organizzazioni criminali, il maxi trasferimento, che comprende più di 200 boss, appare però meno che ordinario. Indossavano divise delle forze dell'ordine e mostravano tesserini e falsi decreti di perquisizione. Così una banda di spregiudicati rapinatori riusciva a farsi aprire la porta delle abitazioni di casa di facoltosi commercianti della provincia di Palermo. Finte operazioni di polizia trasformate in una lunga serie di violente rapine. Tre sono i presunti rapinatori arrestati nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. Si tratta di Vincenzo Sparacio, 25 anni, Mariano Parisi, 44 anni e Vincenzo Vassallo, 37 anni. Ai tre sono stati contestate le accuse di rapina in abitazione, lesioni aggravate e falso materiale. Arriva la fumata bianca dal Ministero del Lavoro sul caso dei lavoratori della Micron. La soluzione definitiva per i sindacati è la migliore possibile, riduce sensibilmente il piano esuberi che la multinazionale americana aveva presentato lo scorso gennaio, ma è ancora perfettibile. A Catania, nello specifico, che avrebbe dovuto pagare un pegno pesantissimo con 127 unità, chiude la trattativa con 39 esuberi, quindi con il salvataggio di 88 posti di lavoro. 41 espositori per un'area di circa 10.000 metri quadrati affacciati sul mare. Da oggi fino al 14 aprile al Castello a Mare prende il via la seconda edizione di Sisili, Salone Nautico di Palermo. Obiettivo dell'iniziativa organizzata da Assonautica, rilanciare la Blue Economy. Un importante approdo per esperti, addetti ai lavori e appassionati del mare per rilanciare un settore minacciato dalla crisi e puntare sull'eccellenza siciliana. Un dato questo sottolineato anche dal sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, presente oggi all'apertura della manifestazione insieme al presidente di Assonautica Palermo Carlo Ramo e a numerosi rappresentanti delle istituzioni del mondo industriale. Si stima che la manifestazione accoglierà in 5 giorni un pubblico di oltre 15.000 visitatori. Sono centinaia gli studenti di ingegneria dell'Università di Catania che hanno preso parte alle selezioni di Red Bull On Stage, con le quali la scuderia di Formula 1 Toro Rosso cerca in tutta Italia 4 aspiranti ingegneri che parteciperanno ad uno stage formativo retribuito presso la sede di Faenza. Predisposizione al lavoro di squadra e ottime competenze tecniche sono le caratteristiche richieste. Per i vincitori dello stage potrebbero aprirsi le porte del mondo del lavoro, come è accaduto lo scorso anno ad uno studente spagnolo a Catania per il progetto Erasmus, selezionato e poi assunto proprio da Toro Rosso. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.